È necessario fare una preparazione di base prima di cominciare la pole dance? È necessario frequentare la palestra per costruire la forza prima di iniziare questa disciplina? Se questi sono i vostri dubbi, vi farò una domanda. Prima di arrivare a tirare su, ipotizzo, 100 kg di peso in una pressa, è necessario fare una preparazione di base per arrivare a fare quell'esercizio? Credo che la risposta arrivi da sola. Dovrò fare quell'esercizio a un carico notevolmente inferiore, lo lavorerò nel tempo per arrivare a fare quel tipo di carico davvero molto importante. Lo stesso vale per la pole. Con questo voglio dire che per poter fare una disciplina devo iniziare a fare quella disciplina. Spesso e volentieri mi capitano persone che un po' per paura, magari per timidezza, non lo so, ma se ne escono con no, assolutamente io non ho forza per fare palo, non riuscirò mai a tirarmi su, ho bisogno di fare almeno un anno di palestra prima di cominciare, poi ci vediamo l'anno prossimo. Io personalmente quello che rispondo è: se vuoi tirarti su, devi fare la pole, perché in palestra non ti allenerai su una pertica, noi dobbiamo fare un lavoro di tipo specifico, ma soprattutto la cosa più importante è che non ti chiederò di tirarti su. Quindi le prime lezioni, i primi mesi, non ti chiederò mai di fare una trazione, perché ovviamente non avrai la forza di fare una trazione. Ci sono sempre le eccezioni, questo dipende sempre dal nostro background, quindi avremo la ragazza o il ragazzo più o meno forte, chi riuscirà a tirarsi subito, chi invece richiederà più tempo, ma in un corso base sapersi trazionare non è richiesto, perché impareremo a salire verso il quarto o quinto mese e non lo faremo di trazione. La salita è fondamentalmente di gambe che ci aiuteranno tantissimo in fase di salita. Ovvio che le braccia faranno il loro lavoro, ma non è un lavoro totalmente di braccia. Quindi, se mi chiedete, devo fare un allenamento funzionale prima di iniziare pole, vi dico no. Questo ovviamente può avere delle eccezioni. Se ho una persona che magari è un po' in sovrappeso, quindi ha bisogno di perdere peso prima di iniziare questa disciplina, o nel mentre che inizia questa disciplina, ovviamente le proporrò di fare degli allenamenti un pochino più bruciagrassi che vadano un pochino più su un lavoro aerobico in modo tale da poter agevolare la perdita di peso e quindi facilitare poi il suo lavoro sul palo. Ma per una persona normopeso, leggermente, con qualche chilo in più che ci sta, non c'è assolutamente bisogno, perché la forza la andremo a costruire in maniera specifica sull'attrezzo. Il primo anno è studiato in maniera tale da far costruire forza alla persona che abbiamo davanti in maniera graduale e totalmente naturale, appunto per evitare rischi di infortuni a livello articolare e a livello muscolare. Il bello della pole dance è proprio questo, permette a tutti di approcciarsi a questa disciplina, non ci sono differenze di età, differenze di sesso, differenze di peso, lo possiamo fare tutti, ovviamente sempre molta attenzione se ci sono delle problematiche a livello articolare, magari già pregresse, ma è una disciplina approcciabile da tutti, proprio perché non si sale subito, l'errore più comune che si fa è pensare che la prima lezione andremo a testa in giù e faremo i primi ganci. Solitamente non succede questo, non dovrebbe accadere questo perché le prime volte, le prime lezioni si imparano proprio i movimenti di base, come si cammina intorno al palo, perché c'è un modo per poter camminare intorno al palo. I primi giri intorno al palo, uno step round, un back hook, le prime rotazioni, quindi impareremo a stare a terra, a muoverci, a costruire la coordinazione. Fondamentale, perché un domani che andremo a testa in giù avremo difficoltà a capire qual è il braccio destro e qual è il braccio sinistro, quindi sarà importante avere un lavoro di base ben fatto e costruito. Se sei ancora in dubbio se fare la pole dance, quello che ti posso dire è di sganciarti dalla credenza che non sei in grado di farlo perché quello che vedi su internet è davvero una cosa mostruosa, è vero, ma stai vedendo dei livelli intermedi avanzati. Già vedere una persona che sale, che magari fa delle figure a testa giù, è già a livello intermedio, quindi è una persona che si allena da un po', magari è una persona che ha un background diverso da quello di una persona comune, quindi che è già un atleta, già allenato. Non facciamoci dei film, la pole dance non è ovviamente tutto quello che si vede, dietro a quello che noi vediamo nei social c'è tanto lavoro, quindi lavoro che può andare dietro da mesi, da anni, non lo possiamo sapere. Spesso ci fermiamo troppo a guardare, a giudicare il video come un non lo farò mai. Non sappiamo la persona che c'è dietro quel video quanto si è allenata per arrivare là. Quindi partiamo dalla base che prima o poi arriveremo a fare più o meno tutto quello che vogliamo fare. Ovviamente, se poi c'è insieme un lavoro di tipo funzionale, un altro tipo di lavoro insieme a quello della pole dance, male non fa.
tutto ciò che fa muovere il corpo è vita, è salute, quindi andare ad integrare l'allenamento, magari con un altro tipo di lavoro diverso, a terra, a corpo libero, è sempre un qualcosa in più che ci può dare ci può migliorare la percezione del corpo, ci può migliorare la forza che ha il core, ci può magari migliorare l'allungamento, va tutto bene, ma se mi chiedete, è necessario avere un background oppure magari potenziarci prima di iniziare a fare pole, quello che mi viene da dire è la forza si sviluppa nell'attrezzo. Se avete dei dubbi o altro, scrivetemi pure sotto al video, lasciatemi un commento, spero che il video vi sia tornato utile, lasciatemi un like e seguitemi sul mio canale.